Spiegamento di mezzi cinematografici per realizzare un video su YouTube, comizi in streaming su Twitch e ancora qualche passo di danza su Instagram o addirittura uno strike al bowling su TikTok. Mai una campagna presidenziale francese si era finora giocata tanto sui social media, terreno di caccia soprattutto del voto giovane. I giovani oggi non considerano più la televisione, dice uno di loro, e ancora meno la radio, tutto passa da internet. Sui social, apprezza poi un altro, possono trovare spazio sia i grandi che i piccoli candidati. Visto che guardiamo meno la televisione è un'ottima idea. La compagnia Favicon analizza i trend in rete e stila la classifica dei candidati più efficaci sui social media. A staccare il gruppo, oltre al presidente uscente Macron, soprattutto quelli di estrema destra e sinistra, Éric Zemmour e Jean-Luc Mélenchon. I temi più radicali hanno generato una più forte partecipazione in rete, lo abbiamo visto con Zemmour e Mélenchon, che da 6 mesi si alternano in testa alle nostre classifiche. I social media permettono poi di rivolgersi a un pubblico molto mirato. Per raggiungere delle categorie professionali si farà per esempio ricorso a LinkedIn, per parlare ai giovani TikTok, e per raggiungere un pubblico più generalista invece Facebook. Altri candidati non sono invece riusciti a ritagliarsi uno spazio nell'arena social e hanno faticato a decollare nei sondaggi. Candidati più consensuali come Valérie Pécresse, Anne Hidalgo o anche Yannick Jadot non hanno sfondato in rete perché i loro temi non alimentavano il dibattito sui social media. Parola d'ordine quindi essere accattivanti e alimentare il dibattito al prezzo talvolta di cavalcare posizioni artificiosamente più radicali. Il rischio, un effetto traino sì, ma che può avere le gambe corte. Se ci affidassimo ai social media per predire il risultato di queste elezioni, il presidente sarebbe allora Zemmour, eletto al secondo turno contro Macron. Ma su queste piattaforme a esprimersi sono soprattutto i più radicali. Non possiamo considerarle rappresentative della realtà. Lo aveva capito bene Joe Biden, che suoi diceva «Non fate campagna su Twitter, guardate quanto accade nella vita reale». Ed è quanto sta facendo Marine Le Pen, con altrettanto successo. All'era dei social media una cosa è certa, la stretta regolamentazione del tempo di parola riservato a ciascuno dei candidati in televisione o alla radio sembra ormai appartenere al passato, al punto che alcuni qui in Francia reclamano oggi una riforma delle regole elettorali.